Salve, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul e oggi, come di consueto, siamo qui riuniti per valutare insieme... l'analisi della prossima coppia di Banner Gemelli in arrivo su Genshin Impact in occasione del debutto della versione di gioco 3.1. I banner di cui parleremo oggi usciranno in gioco questo mercoledì 28 settembre e saranno disponibili sin dal termine della manutenzione notturna. Ce li possiamo aspettare da noi in Italia per la mattinata del 28. Questi banner seguono la solita struttura che oramai conosciamo dei banner gemelli, possiedono i personaggi a 4 stelle in rate up in comune, solo che da una parte abbiamo Saino, personaggio a 5 stelle di elemento elettro che utilizza la lancia, mentre dall'altra, eccolo qua, non so perché sia così lontano da Saino, abbiamo lo stesso identico banner ma con in rate up 20, personaggio a 5 stelle di elemento animo che utilizza l'arco. Allora, prima di iniziare, visto che utilizzerò come riferimento il banner con Saino, fatemi dire due parole su 20. Allora, 20 ragazzi è uno dei personaggi, a mio parere, più controversi di Genshin, perché si ritrova in una posizione veramente assurda. 20 non è un personaggio scarso, a discapito di quello che molti possano pensare. Non è un personaggio al quale manca un kit solido. Non ha esattamente tutte le costellazioni eccezionali, la prima in particolare è assolutamente inutile, ma non è che sia un personaggio nettamente inferiore a Sacrose, Kazuha e tutti gli altri personaggi animo giocati. Ma allora come mai il suo utilizzo è così inferiore, anche semplicemente se messo in confronto a Jin, Kazuha e Sacrose? Il problema di Venti non è il suo kit, voglio che questo sia chiaro, è Genshin. Sono gli eventi di Genshin, sono i tipi di combattimento che adesso sono richiesti da Genshin, perché Venti è un personaggio impareggiabile per fare controllo massa, è il migliore del gioco, poiché tramite la sua burst è in grado di risucchiare i nemici all'interno di un tornado. Avete presente la comodità di avere tutti i nemici raccolti all'interno di un tornado? Li potete colpire in una volta sola con la burst di Ayaka, con la burst di Eula, potete fare combinazioni infinite. Qual è il problema? Che il tornado di Venti è in grado di assorbire solo i nemici medio-piccoli. E la maggior parte dello Spiral Abyss, adesso mi riferirò all'Abyss perché è l'attuale unico contenuto di gioco che abbiamo, non ha nemici di questo tipo. Cioè sono veramente poche le stanze dove Venti è effettivamente un portento, perché per il resto se ci troviamo davanti a un boss singolo o a due nemici grossi, come per esempio i Ruin Dragon, Venti non riesce a raccoglierli. Certo, ha comunque delle caratteristiche che gli permettono di esserci utili, ci potenzia tramite il Viridescent Banner, può utilizzare l'Elegy for the End, che è il suo arco, di cui parleremo più tardi, per potenziare il resto della nostra squadra, però capite che è un personaggio che è proprio messo in una posizione di svantaggio dalle ultime Spiral Abyss. Da quant'è che Venti non domina una Spiral Abyss? È veramente un peccato, è un peccato proprio il funzionamento del suo tornado, che secondo me dovrebbe essere un tipo di risucchio più potente anche per quanto riguarda i nemici grossi. Purtroppo così non è. Io ci tenevo comunque a ricordarvi che Venti non è un brutto personaggio, se vi piace prendetelo perché comunque è una bomba. E a livello di esplorazione, questa è una cosa che non vi dico mai, Venti è uno dei personaggi più forti del gioco, Vi permette veramente di rendere l'esplorazione una cavolata tramite le sue capacità di generazione di turbini, turbinelli personali con cui si libra in aria e vola a 200 metri dal suolo. Insomma, non fate l'errore di considerarlo un personaggio scarso, ma allo stesso tempo ricordate che se avete già una Sacrose, un Kazuha, insomma un personaggio animo con cui vi trovate bene e che svolge più o meno il suo ruolo, allora lui non è assolutamente necessario. Questo è tutto per quanto riguarda Venti, spero di essere stata chiara. Torniamo dal nostro Saino, dal nostro Kino, dal nostro Cino, chiamatelo come volete. Io non ce la faccio a chiamarlo Cino o Kino perché mi viene in mente la parola cinofilo e mi viene in mente cane. E mi viene da associarlo al cane. Poi sicuramente la pronuncia corretta non è Saino. Saino è proprio americana all'ennesima potenza come pronuncia, però io continuerò a chiamarlo Saino. Allora, Saino. Abbiamo già parlato di lui in un altro video, ho realizzato un video dove ho fatto un'analisi preliminare di tutti i suoi talenti, quindi non mi ripeterò e vi metto direttamente adesso il link del video in schermo.
Sono molto fiducioso su di lui? Sì, assolutamente. Sarà un attaccante elettro valido? Sicuramente. Non so se diventerà il migliore del gioco, ma sicuramente un personaggio interessante, molto centralizzante. Insomma, andate a vedere il video di cui vi ho appena parlato, così andiamo a riassumere tutto quello che penso di lui. Saino contro 20. È tosta, perché abbiamo due ruoli completamente diversi. 20 è un supporto animo, Saino è un attaccante egoista elettro. Vi serve un attaccante? Saino. Vi serve un supporto? 20. A parte questa ovvietà, per me è molto difficile consigliarvi uno sull'altro. Molto difficile, davvero molto difficile. Valutate in base al ruolo che vi serve di più e nel caso in cui cerchiate in particolare un attaccante e siate interessati anche a Nilou, magari aspettate l'annuncio dei talenti della ballerina prima di pullare per Saino. C'è anche questo fattore da considerare. Adesso passiamo ai 4 stelle che accompagneranno Saino e 20 e vi devo dire che mi sto mangiando le mani perché io voglio evitare questo banner proprio perché Nilou è alle porte e questo banner per me sarebbe veramente eccezionale. Detto questo, cercherò di essere non di parte e quindi valuterò i personaggi senza considerare le mie particolari predilezioni, ma sappiate che per quanto mi riguarda Candace più Cookie avrei voluto pullarci io. Vabbè, tralasciando questo, iniziamo proprio da lei. Candace, personaggio di elemento idro che utilizza la lancia. Ho realizzato un video, esattamente come ho fatto per Saino, dove ho analizzato i suoi talenti in via del tutto preliminare. Secondo me è un personaggio con un grandissimo potenziale. Sicuramente averne almeno una copia per testarla è cosa buona e giusta, e non so perché io naso il fatto che questa signorina qui abbia delle gran costellazioni. Magari mi sbaglierò, ne riparliamo tra 2 giorni. Ma secondo me ci avrà veramente delle costellazioni importanti, quindi già iniziare a trovarne più copie non sarebbe male. Bella Candace, inoltre, c'è il bonus universale di essere un supporto offensivo idro e tendenzialmente, al momento di registrazione di questo video, se sei un supporto idro su Genshin, sei forte. A parte l'unica eccezione forse che è Barbara, che comunque non è da buttare con l'arrivo di Bloom. Generalmente se sei un supporto idro sei forte e vai tranquillo. Poi, Cookie Shinobu. Io ragazzi questo personaggio lo amo ogni giorno di più, vi giuro, a livello di gameplay è stato uno dei personaggi che mi sono piaciuti di più di tutto quest'anno, di tutti quelli che ho pullato. È molto più semplice e intuitiva da giocare di Dory. Io preferisco Cookie Shinobu a Dory, dopo 2 settimane più o meno di test oramai lo posso dire. Adoro il fatto che abbia la spada, c'è la possibilità di giocare su Cookie delle spade veramente valide, sia costosine come la spada di Kazuo, la Freedom Sorn, che è OP su di lei, sia un pochino più free to play come per esempio la Favonius. È un personaggio che soffre il fatto di non avere un kit molto definito, la Burst di Cookie non hanno capito neanche a MiHoYo a cosa serve, letteralmente un Noblesse spam, sì ma dovreste darle un'utilità a parte il Noblesse, vabbè. L'abilità elementale a me piace molto, Dory cura più di lei, fattuale. Però io con le cure di Cookie mi sono sempre trovata bene, non è mai morta per sbaglio per colpa del demerito di togliersi della vita. Secondo me al momento è ancora la curatrice elettro di punta. Ed essere curatrici elettro, stesso discorso di Candace, al momento è una marcia in più a priori. Perché curare e avere l'elemento elettro in un meta che al momento vede i giocatori tutti molto impegnati sui test del dendro è un pregio incredibile. Leviamo lo slot del curatore, lo accorpiamo a un personaggio che può potenzialmente sbloccare anche la risonanza elettro, è un effetto veramente fortissimo. Cookie si gioca con Hayato, con Keqing, con Rae, con Yae, con Raiden. Ho fatto la fusione di Yae e Raiden, Rae. E quindi è un personaggio estremamente versatile, molto carino. Bisogna imparare a utilizzarlo un pochino e C0 soffre un po' il fatto di non avere nessuna caratteristica peculiare sulla Burst. Con le costellazioni qualcosa prendiamo, ma nulla di che. Però è veramente un personaggio validissimo. E chiudiamo con Sayu, poverina. Sayu secondo me è abbastanza la peggiore di questa lineup, anche lei cura, e ha ottenuto un bel giocattolino nel banner army che vedremo dopo, ed è in generale un personaggio secondo me carino, non esattamente molto a fuoco. A C0 ha un grossissimo problema di kit, perché lei non ha né la burst né l'abilità elementale convincenti a C0, con la C1 la burst già cambia, ma il fatto a C0 di dover scegliere tra curare e attaccare... Non è in grado di fare crowd control, non è particolarmente forte a livello offensivo, la sua burst costa 80 e non è una burst incredibile. Sayu è un personaggio molto carino ma che ha bisogno di un investimento molto massiccio. E poi soffre un po' per la presenza di Jin, che anche a C0, secondo me, e io le ho giocate entrambe, è una scelta decisamente più solida di
Sayu. Nel complesso, questo banner a me piace moltissimo, secondo me è un ottimo banner. Candace, ottimo potenziale, possibili ottime costellazioni, nuovo personaggio, ci piace. Cookie, sebbene non abbia, come già detto, delle costellazioni incredibili, è un personaggio che almeno in monocopia tutti dovrebbero avere. Sayu è la parte un pochino più fragilina, Sayu e Venti sono due bombe. Sono due personaggi, secondo me, entrambi molto validi, è bello anche l'abbinamento, in generale è un buon banner. Non è un banner perfetto, perché per alcuni giocatori può non essere utile, però è un banner che sicuramente ha un certo tipo di lustro. Per quanto riguarda i personaggi è tutto, adesso passiamo alle armi. E qua, ragazzi, prima di dare un'occhiata al banner vero e proprio, dobbiamo vedere le armi che ci sono state presentate in anteprima da MiHoYo tramite il Twitter ufficiale e che figureranno nel banner evento che vedremo tra poco. Iniziamo dalla lancia di Sayu. Staff of the Scarlet Sands. Devo veramente commentare l'estetica? Non lo so, una paletta per la pizza? Avete presente il robino per pulire il gabinetto, lo spazzolone del gabinetto? È veramente inguardabile. Ora, sicuramente molti di voi mi diranno: ma Jul, questa è un'arma che è tipicamente ispirata a questa determinata cultura. E io vi dico, assolutamente, non metto in dubbio le vostre parole, non metto in dubbio la vostra conoscenza, non ce l'ho con chi apprezza esteticamente quest'arma, per me è un pugno in un occhio. Anche se è ispirata alla più grande storia biblica della storia, a me non piace. Cioè, la trovo proprio brutta, spoglia, ed è probabilmente la lancia a 5 stelle in assoluto che abbiamo che mi piace meno. Peccato perché Sayu, secondo me, si meritava di più. Ho paura di vedere l'arma che si becca a Nilou. Detto questo, lasciando perdere l'estetica, questa arma, a mio modesto parere, è una discreta bombetta. Innanzitutto ci dà crit rate 44%, per un base attack di 542. E insomma, il base attack non è tra i più alti del gioco, ma chi se ne frega, il crit rate, ragazzi, è una delle statistiche, se non la statistica migliore, che ci può dare un'arma. Vediamo l'effetto, perché l'essere bomba di quest'arma non si limita alle statistiche visibili, primarie e secondarie. Il personaggio che utilizza quest'arma ottiene un 52% di bonus all'attacco sulla base della sua Elemental Mastery. Excuse me? Cioè, noi possiamo buildare Sayu tutto su Elemental Mastery e automaticamente ci prendiamo anche l'attacco. Avete capito perché c'ha il base attack che non è gigantesco? Glielo vogliamo anche dare gigantesco con questo effetto? 52%, eh? A rank 0! Anzi, 1. A rank 1. 52%. Ciao! Quando un'abilità elementale colpisce l'avversario o gli avversari, si attiva l'effetto Sogno delle Sabbie Scarlatte, che dura 10 secondi. Il personaggio che possiede l'arma guadagna un ulteriore 28% della sua Elemental Mastery come bonus in forma di attacco e si può raggiungere un massimo di 3 stacks. Cosa sto leggendo? Cioè, praticamente quest'arma è un ammasso di attacco su un'arma che ti dà crit rate. Ripeto, è un'arma, per quanto mi riguarda, tranquillamente paragonabile a una Gravestone, ma con il plus di darti crit rate come seconda statistica. Secondo me è una grandissima lancia. È una lancia che possiamo giocare su veramente tantissimi personaggi. Si può giocare su Shanling. Ora, Shanling non è un personaggio che utilizza l'attacco in maniera incredibile, però è un personaggio che di solito viene buildato con un sacco di Elemental Mastery, quindi le andiamo a pareggiare il crit rate e in più le diamo anche un bel po' di attacco in più. Su Sayu è illegale, sarà sicuramente la sua best in slot. Questa è una frase di cui sicuramente avete già sentito nello scorso video su Sayu che ho realizzato. Sayu è un personaggio che vuole attacco ed Elemental Mastery, eccolo qua, con anche un po' di crit rate, così, aggiunto. È forte sicuramente anche su Raiden, di cosa stiamo parlando? Raiden la metti in un team dove fa reazione, spacca tutto con quest'arma. È un'arma che mi piace veramente tanto. Sicuramente sarà forte anche su Candace, immagino, anche se Candace non dovesse volere tutta questa Elemental Mastery già solo per il crit rate. Cioè, già solo per il fatto che ti regala 40% di crit rate è forte. Non credo che sia la lancia più forte del gioco. Al momento non mi sento ancora nella posizione di dare un giudizio del genere, però è una gran lancia. Non c'è veramente nient'altro da dire. È una gran lancia.
Poi abbiamo questa lancia qui, la Massive Wind Spear, che ci verrà regalata tramite l'evento a Mondstadt che inizierà con la... Non credo che inizierà subito, comunque che si terrà nella 3.1. Quindi è un'arma che possiamo tenere gratuitamente, attacco percentuale. Entro i 10 secondi successivi allo scatenamento di una reazione elementale, l'attacco del personaggio che impugna l'arma aumenta del 12% e l'Elemental Mastery di 48. Non una brutta arma, non amo l'attacco come statistica secondaria, l'attacco percentuale, però anche qui abbiamo, è letteralmente una versione cheap della lancia di Sino, di quell'orrore, perché ci aumenta l'attacco e ci aumenta l'Elemental Mastery, quindi la possiamo dare ai personaggi che sfruttano le reazioni, è una lancia abbastanza versatile. Se avesse avuto Energy, Recharge, Elemental Mastery, qualcos'altro come statistica secondaria, sarebbe stata veramente una lancia top. Così secondo me è una lancia carina, sicuramente giocabile, è gratuita, quindi assolutamente non ci sputiamo sopra. E poi c'è la Makaira Aquamarine, che è un claymore, uno spadone. Questo ci dà Elemental Mastery come seconda statistica e ha un effetto che si scatena ogni 10 secondi. Il personaggio che equipaggia quest'arma ottiene il 24% della sua Elemental Mastery in forma di attacco. Inoltre, tutti i personaggi che sono nel vostro party, oltre a questo personaggio che impugna la Makaira, ottengono il 30% di questo buff, di questo potenziamento per la stessa durata. Quindi anche gli altri personaggi, tramite questo personaggio, riescono a ottenere un bonus all'attacco sulla base dell'Elemental Mastery. Questo è interessante, perché vuol dire che quest'arma è un'arma di supporto. Siete in grado di passare il buff, in teoria, rivolto solo al vostro personaggio di supporto, anche agli alleati. Inoltre è anche specificato che più istanze di quest'arma possono permettere a questi potenziamenti di accumularsi, e questo effetto si scatena anche se il personaggio non è in campo. Quindi se avete due personaggi con la Makaira nel team, entrambi boosteranno tutto il party. Questo secondo me è un gran spadone, non c'è veramente niente da dire. Su Sayu mi piace tantissimo, perché dà a un personaggio come Sayu un ruolo in più, ti dà già Elemental Mastery la spada, quindi il buff è già automaticamente potenziato dalla spada, si può giocare anche su Beido, si può giocare su un qualsiasi spadone di supporto, e secondo me è veramente un'ottima alternativa ad armi che già possediamo in squadra. Ma che squadra? In gioco, volevo dire. Difetto di quest'arma? Io avrei preferito Energy Recharge al posto di Elemental Mastery come seconda statistica, e sarebbe stata la perfezione. Però mi piace molto come spadone, questo è da tenere d'occhio, eh. Immagino che sarà, esatto, è scritto lì sotto, è un event exclusive, quindi questa è un'arma 4 stelle limitata, però sicuramente incentiva a provare a fare qualche evocazione dal banner army di Sino e 20. Adesso possiamo andare a vedere il banner army vero e proprio, che dovrebbe essere proprio qui. Abbiamo la lancia orribile di Sino, l'Elegy for the End, arco di 20, l'arco di supporto più forte del gioco, un arco senza senso. Io l'ho giocato su tutti, ci manca poco che lo gioco anche su Tartaglia per supportare il resto del team. Veramente un arco clamoroso. La lancia di Sino è molto forte, quindi a livello di 5 stelle questo banner vale. Tutte e due le armi in rate up sono molto buone. A livello di 4 stelle, eppure abbiamo delle gran bombe, perché abbiamo lo spadone nuovo, il Makaira, che non è male, la Favonius Lance, che è ottima, un'ottima lancia di supporto, l'arco Favonius, che è ottimo, un arco che si può giocare su Diona, che si può giocare su Fischl, veramente un grandissimo arco. In generale le armi Favonius sono veramente delle ottime armi. Poi abbiamo il Sacrificial Fragments, il tomo di Sacros, un tomo che potrà diventare utile anche per altri supporti in futuro. E poi abbiamo la Lion's Roar, la spada, che a me non fa impazzire, però comunque non è una brutta arma, eh. Si può giocare su Keqing, si può giocare su un sacco di personaggi, potete provare magari anche delle build particolari con Bennett offensivo, non lo so. Bennett tra l'altro la gioca bene anche per buffare gli alleati, se proprio non avete alternative. È una spada che vi aumenta il danno sui nemici che hanno addosso o Pyro o Electro, se non mi sbaglio, carina, un po' basic, però sicuramente non è una schifezza. In generale questo è un gran banner army, si abbina bene al banner personaggio, anche quello molto forte, e se magari vi interessano le armi a 5 stelle vi auguro di trovare almeno una copia della Makaira, perché secondo me quello spadone lì è molto particolare. È un peccato che sia limitato, perché sarebbe potuto essere utile a davvero molti giocatori, soprattutto ai free to play. Bello. E detto questo, ragazzi, io direi proprio che ci siamo detti tutto per oggi.
Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi di questi banner di cui abbiamo parlato oggi, se vi convincono Venti e Saino, cosa ne pensate dei 4 stelle, delle armi, eccetera eccetera. Usate la sezione commenti qua sotto e non dimenticate, nel caso in cui abbiate apprezzato il mio video, di lasciarmi un mi piace, azione super gratuita, così come è gratuito iscrivervi al mio canale. Vi iscrivete, cliccate anche la campanellina, così ricevete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e in questo modo rimarrete sintonizzati con il mio canale e non vi perderete tutte le future uscite sia tema Genshin che non. Date anche un'occhiata alla mia descrizione video, dove troverete i links a tutti i miei social, sito Viola che inizia con T e finisce con Witch, Instagram, TikTok e Discord, e da Joel, Saino, Venti, Sayu, Candace e Cookie Shinobu è tutto. Buona fortuna a tutti coloro che evocheranno, vi mando veramente un gigantesco augurio, trovate 80 Saino, 40, 20 e via che andiamo, e un mega bacione a tutti coloro che mi hanno seguito anche oggi. Mua! Al prossimo video. Ciao ciao!